Primo giorno nel suo nuovo ufficio da commissario dell'azienda sanitaria locale di Salerno per Antonio Postiglione, nominato venerdì scorso dalla giunta regionale in sostituzione del direttore generale uscente Antonio Squillante. La proroga, concessa soltanto una settimana prima, teoricamente per 45 giorni, quindi è rimasta in vigore effettivamente soltanto 9 giorni, dalla scadenza del mandato del manager voluto dal centrodestra all'arrivo del commissario nella mattinata di oggi in via Nizza. Ischitano, da tempo funzionario regionale in campo sanitario, Postiglione ha voluto incontrare nel suo primo giorno all'ASL i dirigenti dei vari settori per farsi un'idea dell'organizzazione e dello stato di cose nell'azienda territorialmente più vasta della Campania, dopo l'accorpamento di alcuni anni fa delle precedenti tre realtà, l'ASL 1 Agrocostiera, la 2 Salerno e zona limitrofe e la 3 del Cilento e Vado di Diano. Per Postiglione un incarico a tempo, in attesa della redazione dell'albo nazionale voluto dalla nuova normativa, dal quale dovrà essere selezionata la rosa dei nomi per poi nominare il nuovo direttore generale. A Postiglione l'incarico di assicurare l'ordinaria amministrazione, un operato che sarà spiegato dal diretto interessato, intenzionato ad incontrare la stampa nella giornata di domani per illustrare le linee guida per la gestione commissariale. Una nomina, la sua comunque, che sinora è stata accolta positivamente dai sindacati.